È un tampone express, made in Italy, per rilevare la positività o meno al SARS-CoV-2. Si esegue su un campione di saliva e dà il risultato in 3 minuti. Arriva da un'azienda brianzola, la Alumni Merate, Lecco, che annuncia oggi in una nota di aver superato i test per l'approvazione da parte del Ministero della E di essere pronta a partire con la produzione. Un salto di settore per l'impresa, che realizza sistemi di illuminazione. Dalle lampade ai tamponi. Il test rapido è stato battezzato Daily Tampon e fornisce il risultato come un test di gravidanza, positivo 2 strisce, negativo 1. Si propone come un esame utile a gestire flussi di massa. La Alumni Merate spiega di poter produrre 20 milioni di tamponi, per la rilevazione del virus che provoca Covid-19. È uno strumento che può contribuire a far ripartire settori fermi dal marzo scorso, viene evidenziato nella nota diffusa dell'associazione API Lecco e Sondrio, associazione piccole e medie industrie della provincia di Lecco e Sondrio, a cui l'azienda Alume è associata. E non esiste nessuna soluzione di questo tipo, la Alume è la prima a realizzarlo, spiegano. Il test funziona così, si prende un campione di saliva con un cotton fioc, si appoggia quest'ultimo sul tampone e in 3 minuti, con l'utilizzo congiunto di 3 reagenti, il tampone restituisce il risultato. L'esame si potrebbe usare in contesti come le scuole, gli ospedali, ma anche per far tornare ad avere il pubblico in settori che sono fermi. O costretti a operare a porte chiuse, come ad esempio lo sport o la musica. Il prodotto, si sottolinea, ha un prezzo inferiore all'attuale tampone, costa meno della metà di quelli che vengono attualmente utilizzati. News by ADN Kronos www.adnkronos.com